Ciao a tutti da Podrak, bentornati qui su Farming Simulator Emergency. Oggi siamo qui con i carabinieri perché siamo in un'operazione importantissima. Qui siamo nella grande zecca d'Italia e dobbiamo trasportare il denaro da una banca all'altra. Si tratta di due camionette della MAN e verranno scortate da tutte queste auto che attualmente stanno bloccando le entrate. Io direi di preparare i mezzi per il convoglio. Convoglio che sarà esclusivamente gestito dai carabinieri, che si occuperanno della sicurezza. Mettiamo una sirena così avvisiamo a tutti che... No, in realtà... Boh. Sì, mettiamole. Mettiamo un mezzo davanti, mettiamo anche un furgone, i due camion dietro, così centralizziamo un po' il convoglio ed evitiamo che ci siano intromissioni da parte di possibili clandestini. I due carabinieri li mettiamo qua, poi accendiamo tutte le sirene e sentiamo cosa succede. Esploderanno le orecchie, io lo so già. Io lo so già che esploderanno le orecchie. Belli comunque questi man, eh? Teoricamente si dovrebbero aprire pure dietro, ma c'è denaro, quindi non l'apriamo. Anche perché non saprei come si fa. Io c'ho il gancio, secondo me, abilitato in modalità facile su Farming Simulator. E quindi alcune mod non vanno. Però l'importante è crederci. Penso, nella mod originale di questa, si aprono dietro proprio le portelle. Io non sono riuscito, però immagino sia dovuto da quello, al fatto che sia troppo facile, ecco. Vedrò dopo nelle impostazioni. Non lo vedrò mai, me lo direte voi. Allora, dai, i due camion ci sono. Avanziamo un po' con il convoglio. Avanziamo. Go, aspetta. Però, mano, io non mi ricordo. Dobbiamo andare qui a sinistra. Quindi facciamo avanzare un pochino il convoglio. Poco. Lì c'è già un'altra auto dei carabinieri. Utilizziamo anche questa subito. E la mettiamo nel retro. Ma questi mi sa che... Ah, giustamente questi non gli ho messo l'autista, cavoli. Nel frattempo che io preparo il convoglio, qua vengono ad assaltarci. Vi immaginate? Allora, teoricamente ci siamo. Ok, adesso ci siamo. Oddio, perché volavo? Non so perché stavo volando. Allora, ci siamo con le camionette. Ci siamo, guys. Ci siamo. One. Ne manca un altro. Devo ridurre la distanza, secondo me, perché se no è troppa. Secondo me è troppa. Ok. Questa ci siamo. Non rimaniamo dietro. 1, 2, 3. E 4. Rimaniamo dietro. Poi prendo l'auto che c'è lì al casello. E siamo a posto. Dai, iniziamo ad attivare le sirene, va. Vai, attiviamo le sirene. Vai, facciamo casino. Vai, burdel, facciamo burdel. Vai. Aspetta, com'è che era? Non mi ricordo. Vai, via con il convoglio. Su. Vai, collega, tu non hai acceso le sirene, è infame che non sei altro. Vai, facciamo un mega convoglio. Mamma mia, ma quanti siamo? Siamo troppi. E che c'è l'oro? Beh, sì. Vai, super convoglio con i caramba. Dobbiamo stare attenti qua, altrimenti ci assaltano. Se ci assaltano è un casino. Vai. Su. Andate. Su. Vai.
Su, 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 andate, 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 andate. Presto, dai, prima che arrivano gli assalitori. Ti fanno saltare tutti in aria. State andando voi? Vai, 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 collega, sbrigati, sbrigati, vai, collega. Vai, io vado con questo. Vado con questo, con il Super Mercedes. Li raggiungo da dietro. Ma c'ha una sirena bassa questa, questo mezzo. Vai, attenzione alla curva. Subito a destra, subito a destra. Subito a destra. Libero, 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 libero. Siamo in campagna. Vai, 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 vai. Qui ci fanno esplodere se non corriamo. Ma che roba trash, raga. Che roba trash stiamo facendo. Vediamo se riesco a raggiungere il convoglio lì davanti. Vai, che è successo? Assalitore ore 12, assalitore ore 12, fermate il convoglio! Assalitore ore 12! No, abbiamo perso il convoglio, raga, per colpa di sto fetuso! Mannaggia! No, abbiamo perso i carabinieri! No, 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 qua è qui è finito disastrosa la cosa. Adesso un camion è rimasto senza scorta. Dovremmo scortarlo noi davanti adesso. Mannaggia all'anima loro. Ci pensa Poderak. Quelli sono già arrivati a destinazione. Vai su 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 se... Dove stai andando tu? Vuoi vedere che se qua si blocca di nuovo? Io ci scommetto. Anch'io spero se faccio l'infa. Ma sapete che non mi ricordo proprio dove devo andare. Sto a destra. Ma quelli sono già arrivati. Ma quelli sono già arrivati. Sono già arrivati. Comunque dobbiamo fare il caricamento, lo scaricamento. Ma siamo tornati indietro. Li ho persi. Guarda che dovevo. Li ho persi. Ma qua siamo tornati indietro. Ma qua siamo tornati indietro. Abbiamo perso. Da tutte le unità stiamo perdendo mezzi. Dove è finito l'altro carabiniere? Raga, ho perso il convoglio. Non mi ricordo assolutamente. Ah, ok, dovevamo andare qua a destra. Ho sbagliato. Ma il carabiniere X dove è finito? Ah, eccolo lì. Lo recuperiamo il carabinieri. No, 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 non c'è tempo da perdere. È tutto un complotto per rubare i soldi qua, io lo so. Ma forse li... Mica sono loro quelli. Sì, sì, eccolo lì il convoglio, l'abbiamo recuperato. Vieni, vieni. E adesso carichiamo e poi ritorniamo in base. Che carabinieri che siamo, oh. Arrivati a destinazione. No, c'è il treno che blocca tutto. Non ci credo. Il treno blocca tutto. Complotto, complotto, raga. Ma hanno spento addirittura le sirene questi. Giustamente. Oh, levati tu sto treno. Dai, in teoria siamo di nuovo in carreggiata. Chi è questo? Fermo, 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 fermo. Non si ferma. Volevo accendergli i lampeggianti. Come si ferma? Oh, non riesco a fermarlo. Vai, 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 su, su, su. Andate, andate, andate. Tutti con le sirene. No, abbiamo perso di nuovo il convoglio. Ma, oh, ma c'è quello il camionista lì che lo perdiamo sempre, eh. Ah, qua volevano cullare i soldi, eh. È rimasto senza scorta questo. Ha raggiunto caramba. Aspetta, dovevo andare dritto, vero? Sono andati dritto. Ma no, Poderak, 5 secondi fa abbiamo visto. Sì, vedo i carabinieri di lì. Vai, 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 è di qua, è di qua, è di qua. E di qua, Poderak.
Ok, abbiamo raggiunto il convoglio. Mettiamoci qua con i carabinieri, blocchiamo le strade. Blocchiamo la strada X, blocchiamo la strada Y. Vai, andiamo a scaricare. Però se non vi levate voi con queste auto qua. No, mi sono incastrato. Ok, dobbiamo spostare i carabinieri un attimo. Ok, spostiamo tutte le unità qua. Le parcheggiamo. Ah no, basta, basta sirene. Basta, spegnetele, spegnetele. Spegni le sirene. Oh, le mie orecchie. Allora, questo lo facciamo andare qua dietro. Se tu puoi spegnerle. A posto. Vai, su, su. Manchi solo tu, Fratm. Caricati sti soldi e ce ne torniamo a casa. Noi il nostro lavoro l'abbiamo fatto. Caricati i vostri soldi e noi il nostro lavoro di caramba l'abbiamo fatto. Lì nel frattempo che caricano e scaricano, dobbiamo preparare il convoglio di rientro. Perché un furgone ha caricato, l'altro scarica e poi fanno il contrario. Ok, facciamo il convoglio di ritorno. Teoricamente dovremmo riuscirci. Questa volta però al ritorno non ci sono tanti soldi, quindi anche se non ci sono tanti carabinieri va bene lo stesso. Possiamo mettere il camion civetta? Il camion civetta, quello vuoto. Oppure carichiamo i soldi su un furgone dei carabinieri, penso. Non che ne sanno loro che stiamo scortando. Ok, camion sono pronti. Li prendiamo e li mettiamo di nuovo per il ritorno. Li mettiamo di nuovo nel convoglio, così possiamo andarcene. Cercando però. Allora, se riuscissi, vediamo se. Non mi ricordo se è così. O se è così. Ok. Ops, no, così è troppo, forse. No, così mi sono avvicinato troppo, va bene lo stesso. Prendiamo anche l'altro camioncino. Anzi, mettiamo carabinieri e camion. Vediamo se si avvicina. Ok, lui l'avevo già impostato una distanza non troppo vicina. Ok, prendiamo l'ultimo tir. Il gioco è fatto. Secondo tir impostato. Adesso mancano solo le auto della polizia e i carabinieri. Perché? Per il trasporto del denaro. Sempre ai nostri amici carabinieri. Ok, 1, 2 1, 2. E via. Accendiamo qua la sirena. Accendiamo la sirena. Accendiamogli la sirena. Super convoglio di rientro. Vai, 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 vai. Subito, subito. Prima che ci fanno saltare in aria. Il camion l'ho messo attaccato praticamente nelle impostazioni. Sapete che io non so ovviamente la strada del ritorno, quindi andrò a zonzo. Il presentimento che bisogna andare di qua. Credo, eh. Perché sì, 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 c'è il treno. Ma qualcosa mi dice che ho sbagliato strada. Ho sto presentimento. Ho questo presentimento che ho sbagliato di brutto strada, ma proprio di brutto. Me li ciulo io i soldi adesso.
Ma da destra? Ho paura dove sto andando. Qui proprio mi sto imboscando. Me li sto cercando i guai. Sto andando in montagna. Strada stra sbagliata. Qua si incidentano, io lo so. Prendi tutto il convoglio, come sta? No, sempre abbiamo perso. Ne abbiamo perso uno. No, abbiamo perso. Mannaggia. Dove siete finiti? Ah, eccoli qua. Ho detto, oh, qui sono sciolati già il camion, la camionetta che. Dove che dobbiamo andare? La sbagliata. No, quanta strada devo fare per il ritorno? No, non ditelo al ministro dell'economia che ci sono io a gestire i convogli del denaro. Che non me ne fanno fare più. Diamine devo andare. Ma che è sta cosa che. Teoricamente, vedendo il navigatore, dovrei andare a destra prima o poi. Però prima voglio assicurarmi che. Oddio, il camion! Mi ha sfondato l'auto lì. Allora, devo andare a destra. Devo solo capire quando, però. Una volta che capisco. Una volta che ho capito come andare a destra. Secondo me è alla prima curva a destra. Siamo in città. Attenzione, rischio sparatoria. Ok. E poi di qui? Gira a sinistra? O vado dritto? Il navigatore mi dice. Dritto, poi a sinistra. C'è un'auto. Ma che è sto fa? Chi è che mi ha infilato qua un palo? Mi hanno infilato un palo. Ma. Ci sta. Ma. Che cosa? Qui è questa, sì, è lei, è lei. E lei, e lei! Oh raga, finalmente! Finalmente! Finalmente, finalmente! E niente! Oh no, tu devi rimanere qua, tu devi rimanere qua! Naccia! State calm! Capito che vi è piaciuto fare il giro? Ok, raga, niente, siamo riusciti a riportare. Ordine di nuovo qui alla banca di non so quale città. Non sto capendo niente con tutte queste sirene. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel mi piace. Iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. E trovate qui sotto in descrizione il link del Discord per prendere le mod. Link del gioco scontato. E link delle offerte. Tutto qui sotto in descrizione. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao.